Corrado, finalmente Corrado, questa è una new entry fantastica per queste sessioni investigative. Abbiamo Corrado che ci aiuterà e soprattutto con le domande, ma anche con le varie cose che praticamente ha fatto, le sue analisi nell'arco degli anni, e quindi ha un'esperienza che è notevole. E ho chiesto io se da buon amico, come sempre, e devo dire anche una persona con bellissimi sentimenti, ho chiesto se voleva intervenire in queste regressioni per fare delle indagini ancora migliori. E quindi l'idea è anche di immettere, grazie a quello che faremo durante la sessione, quelle che sono state sue indagini e probabilmente ne immetterà delle altre man mano che gli argomenti trattati verranno, diciamo, compresi al 100% ancora meglio con le sue analisi. Quindi uniremo quello che è una regressione ipnotica a quelle che sono le analisi di Corrado. Vediamo se effettivamente si potrà andare a migliorare ciò che sono i dati che noi siamo qui a portarvi. Corrado, tu hai da dire qualcosa a riguardo? Sì, ciao a tutti. Volevo solo salutare e dirvi che ne vedremo delle belle, perché vi spiego un po' quello che io ho scoperto. Allora, io ho scoperto che gli UFO emanano onde anomale. Queste onde ci permettono di vedere dentro gli UFO. Sembra incredibile, ma è così. Quello che mi sono ritrovato io a vedere così per caso. Vi spiego come faccio a vedere dentro gli UFO. Allora, io mi sono accorto queste cose perché facevo delle fotografie agli aerei che passavano, perché vedendo le scie chimiche mi sono sempre chiesto cosa spruzzassero questi aerei, perché certi giorni se uno guarda su nel cielo si accorge che veramente è una cosa osceno quello che combinano. Non è sempre tutti i giorni, ma sicuramente ci sono dei giorni particolari che ci sono delle scie che si incrociano parallelamente, si incrociano, si curvano, si accendono, si spengono, poi dopo c'è dei pezzi che hanno spruzzato, c'è dei pezzi che si sono fermati, insomma non si capisce quelle che stanno combinando. Allora mi sono messo con la mia macchina fotografica a riprendere questi aerei che passavano per avere una documentazione, per guardare cosa facevano. Allora mi sono accorto, poi caricando i video sul computer, che passavano degli strani oggetti. Dentro il video si vedevano oggetti che sfrecciavano ad alta velocità. Allora mi sono scaricato un programma chiamato Kinovea e mi sono messo lì a tirare giù i fotogrammi che mi interessavano di più, dove c'erano queste macchie nere che non riuscivo a capire che cos'erano. Una volta che ho scaricato i primi fotogrammi, ho cominciato a capire che c'era qualcosa che non funzionava in quella realtà che io vedevo con gli occhi, dalla realtà che vedeva la macchina fotografica. Però mi sono messo lì a trovare altri programmi per ingrandire, e poi dopo ingrandito vedevo degli strani riflessi intorno a questi oggetti che l'aereo ingrandito non emanava. Allora, guardando queste foto, ho cercato di capire cosa fosse questa emanazione, che mi sembrava un'onda emanata dall'oggetto non identificato, dall'UFO. Allora mi sono messo lì a contrastare i colori. Contrastando i colori con un altro programma chiamato Picasa 3, veniva fuori che c'erano degli strani, strane linee, strane onde che circondavano l'oggetto. Comunque, scansionando queste strane foto con l'effetto schizzomatita, veniva fuori proprio un negativo bianco con delle strisce nere, che poi io ho chiamato onde anomale. Queste onde anomale
ci permettono di vedere la parte interna dell'UFO, perché le onde scaturendo dall'interno vengono fuori e cosa fa? Riflette tutto quello che incontrano nel passaggio dall'interno del centro dell'UFO all'esterno dell'UFO. Ma non si fermano all'esterno dell'UFO, si propagano nell'infinito. E così chiunque sta facendo una foto, una ripresa all'aereo o all'oggetto che ha visto, la macchina fotografica viene irradiata. È come uno sviluppo, secondo me. Si può chiamare uno sviluppo un po' strano che ho dovuto inventare io perché ho fatto un po' alla volta, passo per passo. Le prime volte non si vedeva poco e niente, però negli anni, in 4-5 anni, sono riuscito a vedere bene dentro, perché cosa è successo? In un giorno, contrastando i colori, mi sono trovato che è venuto fuori un UFO che proprio si vedeva dalla parte interna. Io sono rimasto meravigliato perché non pensavo mai a una cosa del genere. E allora ho cercato sempre di usare quel metodo che avevo scoperto per caso, però ci è voluto qualche anno per imparare, perché per caso è venuto fuori tipo una combinazione. Però io per trovare quella combinazione ci ho dovuto lavorare 3 anni minimo. Comunque quella combinazione di colori ci dava la possibilità di andare a vedere dal guscio esterno della sagoma all'interno, a sfumare proprio tutto il velo, di non vedersi. Era come che andavi verso l'interno fino alla fonte dell'emanazione del vascello, comunque, una cosa incredibile da spiegare. Che prima di crederci io ho dovuto anche fare delle prove, perché non riuscivo a crederci neanche io da quella che avevo scoperto, perché era stata una cosa, già è stata una cosa a scoprire che esistevano veramente gli UFO. Poi andare a capire proprio perché io riuscivo anche a andare a vedere dentro, chi c'era dentro, è stata una cosa assurda. Comunque, vi metterò delle foto perché solo con le foto chi ha la coscienza di capire quello che sta vedendo potrà apprezzare la foto. Comunque, vi farò vedere delle foto mai viste e vi auguro a tutti una buona sessione, verranno fuori delle cose molto interessanti. Ciao a tutti, a dopo. Ok, quindi guardiamo i vari punti che abbiamo segnato. Quindi, punto numero uno, l'esperimento che nella puntata precedente, quindi nell'investigazione precedente, avevamo lasciato un pochettino in sospeso. Quell'esperimento che, a dire il vero, dovrebbero essere gli Anunnaki, avevano fatto nel nostro pianeta. E da dove noi siamo diventati da ominidi, da scimmie a ominidi. Quindi andremo a vedere questo e eventuali altri esperimenti. Poi da qui andremo a vedere la Terra dallo spazio, cioè vedremo se Simone avrà questa possibilità e andiamo a scoprire se effettivamente l'altra volta c'è stata una realtà che va implementata con la visione di oggi, perché bene o male ci siamo accorti di una diversità di visione. Cioè, Simona ha detto che la Terra da quella visione era sferica e ancora prima aveva detto che era, come posso dire, come, cosa avevi detto? Tonda, Tonda. tonda. E quindi da queste considerazioni vogliamo e desideriamo tornare per osservare sotto tutti gli aspetti la Terra, sia dall'alto che dal basso, che dai due lati e che anche dall'interno. Poi all'uscita andremo in una zona proprio dove abita Corrado Midolo. Corrado Midolo abita in una zona dove spesso e volentieri lui esce, fa delle fotografie, fa dei filmati. E ogni filmato di circa un minuto si becca sempre l'UFO. C'è una zona, Monte Fenera, particolare, dove noi pensiamo lì ci sia qualcosa di interessante, ma soprattutto in una zona dove c'è anche un super vulcano antico. Quindi si pensa che ci sia stata, o perlomeno pensa, Corrado, che ci sia stata anche una civiltà molto antica lì,
non si sa quanto questi extraterrestri abbiano dato una certa idea di alcune cose che sono fatte. Ad esempio, Corrado, non so se sbaglio, mi parlavi della carta in quella zona, ma è nata lì l'idea della carta o che cosa? Sì, ti dico, io ho lavorato in questa cartiera italiana, lì nel 1800 hanno, come dire, hanno inventato poi la carta, perché si parla di fare un museo, ti dico, avevano tutti gli stampi anche antichi, del 1500, 1600, quelle che facevano ancora a mano. Si parla Perfetto. Anche della carta del Banco di Napoli. Ci sono tutte delle prove che ancora hanno negli archivi comunque. Anche i soldi, il denaro. Anche i soldi, esatto, anche i soldi, sì. Sono tutte prove che hanno fatto, che poi dopo non hanno stampate, ma c'era anche qualcosa di archivio dei soldi, mi sembra di aver visto. Perfetto. Quindi ci siamo anche chiesti se questi se ne sono accorti che Corrado, bene o male, li riprende. E in un modo o nell'altro volevamo sapere sia in che modo si diciamo entrano in questa montagna, quindi che tecnologia adoperano, ma anche come si spostano, quindi che genere di energia adoperano e chi sono quelli che abitano questo Monte Fenera. Poi in particolare noi viviamo tutte queste domande, quello che ce la faremo, se nel giro di 100 km ci sono altre basi o meno. Proprio in queste montagne alcune sono piramidali e quindi in particolare si andrà anche a vedere, uno, gli aeroporti, se gli aerei che partono dagli aeroporti sono tutti aerei o sotto gli aeroporti ci sono anche delle basi con degli aerei, degli UFO che sono camuffati da aereo. Andremo poi, quello che riusciamo, Simona bene, quello che non si preoccupi, lei, andiamo a vedere questi aerei se fanno delle scie e a volte se sono anche degli UFO che fanno queste scie. Poi mi pare che abbiamo risolto tutto, guardo un attimino. Ah sì, la tecnologia che usano per muoversi, l'abbiamo detto, l'antico supervulcano anche, gli aeroporti, le scie chine l'abbiamo detto. Come possiamo risolvere questi problemi? Se c'è una possibilità di comprendere se tutti quei problemi che alla fine ci hanno creato con le scie chimiche e anche con diciamo, questa tecnologia che usano contro di noi, c'è una possibilità. Ma anche, ad esempio, se i piloti sono coscienti di quello che fanno. Quindi, adesso io piano piano ci penserò io, però era tanto per fare un riepilogo ed è molto materiale. Ma anche se non riusciamo a farle tutte, anche solo due o tre, ma è un passo in più. Quindi non stiamo qui a preoccuparci prima, semplicemente questa è un'indagine, le domande sono miliardi certamente, ma noi tentiamo di fare un passo per volta. Simona, sei pronta? Sì, sì. Perfetto. Quindi, fissa un punto con gli occhi in alto, se puoi apri gli occhi, concentrati un attimino in un punto, anche all'interno di te, assumi una posizione che ti fa stare bene, comoda e ti rende in armonia con te stessa. Ti piace e ti rilassi. Osserva quel punto all'interno di te e mentre io parlo senti sempre di più il tuo corpo che si rilassa, si sciolge. Senti una sensazione strana, di stanchezza visuale, di sonno. Sono fatica fisica. Ora, di un punto da 5 euro, mentre io conto, molto da 5 euro, il corpo si rilassa sempre di più,
rilassarsi. Allora, mi trovo nello spazio, non ho pianeti attorno a me, non li vedo, e c'è una strada che ad ogni passo che io faccio si illumina a quadri, e non so dove porta. Perché in fondo vedo il buio, vedo le stelle, ma non vedo nient'altro. Prova a osservare il tuo sguardo verso la terra.
e osserva. Quindi cosa vedo? Allora, ci sono delle presenze in fondo a questa strada che mi fanno segno di avvicinarmi. Sono umanoidi, sono semi trasparenti sul bianco. La terra mi stanno facendo vedere loro in questo momento, perché prima non avevo pianeti attorno. Ma questa visione è collegata a loro, cioè loro ti trasmettono l'immagine o è un'immagine tua distaccata da loro? Questa no, vedo loro in fondo questa strada e davanti a loro vedo la terra, quindi penso che sia collegato. Cioè c'è un collegamento fra quella strada, loro... No, non c'è nessun collegamento. C'è un collegamento che loro probabilmente hanno sentito che tu mi hai fatto questa domanda. E quindi mi hanno visualizzato la terra loro. Perché prima io non ero in un posto dove c'erano pianeti. Abbiamo una possibilità di creare la... Cioè praticamente quello che... Non vorrei che questo sia solo e unicamente una visione. Cioè, cerchiamo la terra reale, quella che è realmente dove noi siamo. Non deve essere una visione, deve essere la terra dove noi viviamo. Ok. Nessuna interferenza. Ok, e vedo due di terre adesso, comunque io sto guardando la mia terra. Ci sono. Perfetto. Osservala per quanto ti è possibile da tutti i vari lati, da sopra, da sotto, da una parte e dall'altra. E dimmi cosa vedi mentre fai tutto questo giro. Prenditi tutto il tempo che ti serve, ma questi dati sono molto importanti. Sì, nella posizione dove dalla posizione in cui sono io, la vedo davanti a me e vedo semplicemente un cerchio con dei continenti, come quando guardi la luna. Adesso provo a guardarla sulla destra, sulla sinistra, dal sotto e dal sopra. Sia a destra che a sinistra, che sopra e sotto vedo uno spessore. Non vedo una profondità, però è come avere in mano una moneta e girandola in questa posizione vedi solo lo spessore. Quindi quello che ci hanno fatto vedere, ad esempio, un mappamondo, non è la stessa cosa che stai vedendo tu? No, in questo momento no. In questo momento io sto vedendo... io vedo i poli, vedo che loro girano su. Vedo che è come quando tu hai una monetina la fai girare col dito, no? È legata a dei polli in alto e in basso e gira così, ma è piatta, è una moneta, è come una moneta. Interessante. E nella parte sotto,
di questa moneta cosa c'è? Della parte sotterra, sotto, non nel centro della terra sotto, ma dalla parte opposta. Cioè c'è una moneta dall'altro lato, cosa esiste? Io vedo un'altra terra abitata. Quindi sono questa moneta che mettiamo sia la terra è abitata sia sopra che nel lato sotto? Sì. Allora, quindi erano quelle due terre che vedevi prima? No. La terra che vedevo prima era un discorso di degli esseri che volevano che io vedessi quella terra. Perfetto. Quindi quello che stiamo vedendo noi ora è proprio la terra nella quale stiamo vivendo. Sì. Ed è una come una moneta, che è uno spessore, ma entrambi i lati sono abitati. Sì. Sono una mi sembra un po' più evoluta come terra. È come se fossero, come se ci fossero due tipi di umani che vivono la vita, cioè sono sempre gli stessi umani, però vivono in parallelo, delle vite in parallelo. Difficile da spiegare, cioè siamo sempre gli stessi, però da una parte, per dire, viviamo che, cioè, stiamo conducendo una vita da giovani, nell'altra la stiamo concludendo. Interessante. E ha sempre dei continenti come quella del lato opposto? Cosa vi svanisce? No, in quello più... In quello di sotto, che in questo caso vabbè, dipende da come la vedi, quello di sotto è dove c'è una forma umana un po' più evoluta. Vedo, no, i continenti sono divisi, ci sono delle... sono stati dei forti terremoti, ci sono stati dei grandi disastri, guardando, facendomi riferimento alla nostra terra di adesso. Ci sono delle... delle terre che prima erano unite, adesso invece non lo sono. È cambiata proprio la geofisica del pianeta, di quella faccia del pianeta. E lì adoperano la stessa nostra tecnologia o è differente? No, è la nostra, non è di molto differente. È la nostra stessa tecnologia un po' più avanzata, ma non di tantissimo. È come se fossero avanti a noi 200 anni, non di più. E praticamente c'è un sopra, c'è un sotto. E c'è un spessore. Sì, e all'interno, fra il sopra e il sotto, c'è qualcosa? C'è qualche comunicazione fra un lato e l'altro lato della medaglia, della terra? Allora, sembrerebbe un portale, ma è come un piccolissimo, piccolo nucleo, tipo il sole, io lo vedo come il sole. Però, cioè, la prima visione è stata quella di un portale, molto luminoso. C'è qualche civiltà lì vicino? Sì.
ci sono, non c'è una civiltà, però ci sono segni di una civiltà che c'è stata, molto, molto avanzata. E ci sono delle cose ferme, messe lì, che aspettano, tipo, io vedo tipo dei dischi volanti, tipo delle basi, però non attive in questo momento. In questo momento in cui le sto guardando io non sono attive, sono abbastanza vicine a questo nucleo. Ok, andiamo a vedere indietro nel tempo quando questa terra a forma di medaglia, da una parte o dall'altra, queste due realtà sono state letteralmente, chi le ha fatte, perché, quale motivo, è un ologramma, che cosa succede? Spiega, andiamo alla ricerca del perché è fatta così. Chi l'ha fatta?